Salve, benvenuti in questo mini video per farvi vedere una cosa. Non è perché non mi interessi troppo giocare a sto gioco, se chi ci sia assiduamente, no, no, proprio no, sì, non mi fraintendete perché proprio no. Io gioco a questo gioco ormai soltanto per un motivo, perché sono abbastanza forte, ma forte di cosa mi parli? Non di giocare, proprio passare l'intera esistenza fino a giocare, giocare qui a fare casse, tesoro, fate cavolate. No, io sono qui soltanto per ottenere personaggi, per essere forti per quello che mi basta, perché scusate, ma nella mia vita sono stato veramente trattato male da ogni genere di persone. Cioè, per me essere già abbastanza forte in un gioco, cosa che poi a me l'online, a me non mi piace, insieme, proprio completamente. E mi fa bene, cioè, mi fa stare bene, capite? Sto bene con te così. Come vedete, io in questo gioco perché, soprattutto dopo le feste, ho veramente avuto fortuna tanta. Tra molti messaggi, manca solo due. Sono fortuna, Max il Brawler come niente. Vabbè, ci sto bene, diciamo, con questo gioco. Le missioni sono migliorate, però, sai che è, ragazzi, rimane il pay to win, che è molto serio e fiero. Io gioco, giochetto, ogni tanto trovo magari qualche utente buono per... Ma non puoi manco parlarci con questi utenti, quindi hai un mini lavoro di squadra, così e va. Questa è una mini recensione su Dossassi. E trovo tutti questi brawler, sono fiero, di Max, gioco. Ovviamente, come vedendo vedere in piano che non me ne frega nulla, io questo faccio, che sono uscito per miracolo a ottenere il pass, poi che devi avere 100, come ha detto mio fratello sul suo video, 169 gemme ogni volta. Diciamo che stavolta è stato più buono. Se è stato per Natale, chissà. Io non lo so. Poi, da appena io arrivo qui, non mi interessa nemmeno perché ho trovato pure per sbaglio la cassa enorme che dà veramente, veramente poco. Io qui trascio letteralmente l'intero pass, che come vedete mancano ancora 27 giorni. E fino a quando non c'è uno nuovo, nuovi personaggi, chissà che buono. Ciao, tutti. Io diciamo che ci sto abbastanza bene. È un po' una rottura a giocarci, diciamo, però. Faccio le missioni e ottengo, boh. Come vedete non faccio nemmeno più roba come siete di potere, perché proprio no. Io gioco soltanto per dare, cioè, avere poco che mi basta fare questo gioco insieme. Nient'altro, eh. Infine, boh. Altrimenti è un brawler migliore, non so. Non so, poi chi è migliore, migliore, non so, su punti di vista. Non c'ho altro da dire, questo è il minigioco. Scusate se non posso fare altri giochi, ma uno adesso non posso e l'altro è in manutenzione, quindi farò vedere presto altro. Sperando che non sia direttamente di Weibo il prossimo, anche di Pony, perché nemmeno io so cosa devo dire. Mi tocca pure aspettare ogni tanto che riga e si ricarica, quindi o giochi o shoppi. Se sta pure qui su Brawl Stars qualcosa. Però andiamo a vedere un attimo di quel negozio. Qui, vedete, non è che... Non posso manco dire i prezzi, no? Sì, sono dei prezzi. Ecco, faccio per esempio, non ho gemme, quindi vediamo i prezzi. Ma non puoi, no? Vediamo tutti i prezzi insieme. Si può o no? Sì. 2 ore e mezzo, cioè 2 ore e 30 per 30 gemme. 5,50 euro per 80 gemme, 10,99 euro per 170 gemme, 21,99 euro per 160 gemme, 54,99 euro per 150 gemme e per 2000 gemme 109, 98. I prezzi in sé sembrano buoni, diciamo, sembrano accettabili, ma a parte le monete. No, non ti va bene. Cioè, no. Non puoi acquistare monete, vanno acquistate con le gemme, quindi vanno a sciupare. Non c'è altro. I prezzi in sé sono buoni, ma il problema, ragazzi, sono le skin che sono praticamente inutili in sé. Sono solo effetto grafico, non è che lo considerare. E appunto i premi. Che però devo ammettere che a Natale veramente sto gioco ha dato seriamente a difesa di un certo gioco di cui tutti noi conosciamo. Comunque, è stata veramente fortunata.
fortuna, insomma, ho avuto molta fortuna su ciò. E sono felice. Non farò video in sé di questo gioco completamente. Vi dirò soltanto quando succederà qualcosa di veramente utile. Altro non da dire. Quindi ciao a tutti e basta.